Ciao a tutti Internet Friends e bentornati sul nostro canale Italy Goes To! Come vedete dal casino che ho in casa, sono appena tornata da Boston e praticamente da brava cretina quale sono a volte, cosa ho combinato questa volta? Premettiamo che questa me l'ha attaccata mia mamma, ho il terrore di andare via e lasciare qualche spina della luce attaccata. Rispetto all'home tour che avevo fatto mesi fa, ho cambiato un po' tutto la sistemazione qui in casa delle cose, non riuscivo a staccare una spina che adesso è nascosta dietro all'armadio e quindi ho avuto la brillantissima idea di tirare giù completamente la corrente totale di casa. Peccato che quando ero poi sull'aereo ho fatto tipo: oh mio Dio! Perché ovviamente all'inizio ero tutta contenta dicendo: ok, così non devo spostare l'armadio, ho risolto la situazione tutta bella orgogliosa. E invece poi ovviamente mi sono ricordata quando ero sull'aereo che facendo così avevo tolto la corrente anche dal frigorifero, che non avevo lasciato per niente vuoto, c'erano tutte delle verdure nel freezer e anche delle uova nel frigo. Quindi tutto questo per dire che quando sono tornata a casa oggi, vi lascio immaginare la situazione qua, perché si sentiva la puzza fin dal corridoio e ho dovuto buttare via tutto e pulire tutto il freezer e il frigo. Quindi, appunto, vi faccio vedere che in questo momento il mio frigorifero è praticamente, c'è cioè, il vuoto spinto all'interno e la stessa cosa è per il freezer. Ok, c'è ancora un po' di puzza tra l'altro quando esce. Se mi potete dare anche dei consigli per far andare via l'odore di broccoli marci, mi fate un favore. Comunque, questo video perché sono andata a fare la spesa. Tanti di voi mi chiedono anche quanto costa la vita qua in Svezia e ovviamente il fare la spesa è uno dei costi che per forza di cose bisogna fare. Essendo che è appena passata Pasqua e quindi di schifezze ne abbiamo mangiate a sufficienza, ho deciso di fare una spesa a base soprattutto di verdure, di frutta e di cibi salutari. E ovviamente, se decidete di fare una spesa di questo tipo qui in Svezia, preparatevi a spendere tantissimo. Perché praticamente ho speso l'equivalente di 70 euro e adesso poi vi faccio vedere cosa ho comprato. Sta tutto dentro quelle due borse che tra l'altro sembrano enormi, ma sono piene per metà, perché io ho paura che mi si spezzino i sacchetti. Quindi preparatevi perché non è che abbia preso tantissime cose e invece ho pagato abbastanza. Se volete sapere quante cose si possono comprare con 70 euro qua in Svezia a fare la spesa, continuate a guardare il video. E eccoci qua. Allora, questo è tutto quello che ho comprato. Quindi, come vedete, non è che sia proprio un'esagerazione di roba. Premettiamo anche che non facciamo pubblicità per nessuno. Queste sono solo le cose che io preferisco comprare al supermercato. Quindi, due avocado, delle banane, due zucchine, due sacchi di insalata, dei broccoli e cavolfiore, quello è il pane proteico che mi piace, dei fagioli, dei piselli, del mango, dell'uva, delle carote, dei funghi. Queste sono delle barrette proteiche che a me piacciono molto per quando vado a far palestra, del salmone surgelato, sei uova, una Coca-Cola, un bagnoschiuma e uno shampoo. E poi mi sono comprata questi contenitori perché mi servivano dei contenitori nuovi per la cosiddetta schiscetta. Quindi, come vi dicevo, la roba che ho comprato è tutta qua e il totale era quello di 713 corone, che appunto è l'equivalente bene o male di 70 euro. E adesso, tra l'altro, vi leggo qualche prezzo più nello specifico. Per esempio, leggiamo un po': due avocadi costano l'equivalente di 5 euro, il mango altri 5 euro, le patate 5 euro, e se erano 5 patate, che ne abbiamo presi 7 kg. 7 euro di salmone. L'insalata costa 3 euro a pacchetto, ragazzi. 3 euro il pacchetto di insalata. Le zucchine, altri 3 euro per due zucchine. I baby spinaci solo 2 euro.
una confezione. Poi va bene, togliamo dai 70 euro 8 euro di porta schiscette, però per il resto questo è quello che ho pagato. Questo video per dire che se venite in Svezia non sono sempre tutte rose e fiori, anzi quando andate a comprare le cose al supermercato vi viene voglia di piangere ogni volta. E possiamo anche dire che la qualità di queste verdure non è assolutamente quella a cui siamo abituati in Italia, almeno io lo noto soprattutto con i pomodori e la frutta, cioè non hanno il sapore fresco, il sapore intenso che conosciamo noi in Italia, sembrano sapori un po' annacquati. Quindi insomma si spende tanto per un sapore neanche al top, però questo è quanto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia dato qualche indicazione in più su quanto possa costare soprattutto la frutta e la verdura in un supermercato normalissimo qua in Svezia. Noi ci vediamo presto, un bacio, ciao!